Lo metteremo nel Museo della Città Metropolitana che faremo presso Santa Maria la Nova o presso Villa Reneo, secondo quelle che sono le mie volontà. Poi è chiaro, dovremo parlare molto, dovremo discutere molto, ma io credo che la Città Metropolitana meriti di trattenere questa collezione. La scuola di Posillipo è nata a Posillipo, la scuola di Resina è nata a Napoli ed è bene che la collezione non si divida. Lei ha parlato di capitale Napoli, capitale della cultura, anche questa è un'occasione per valorizzare questo aspetto? Certamente, Napoli è sicuramente una capitale della cultura, una capitale della cultura del Mediterraneo, perché non dimentichiamo che l'UNESCO, quando ci ha dato il riconoscimento al nostro centro storico, che è il centro storico più grande del mondo, l'ha fatto pensando non solo a tutti i monumenti, a tutti i gioielli, ma perfino ai suoi abitanti. Quindi è un'opera di grande sinergia quella che noi mettiamo in atto ogni giorno per mantenere il centro storico e per mantenere forte questo simbolo dell'UNESCO. Grazie.